Ritornano le letture creative su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi torniamo a leggere e torniamo a leggere i manualetti della Edibrico. Infatti mi sono arrivati un po' di manualetti da supervisionare, da attenzionare, e così, siccome mi sono piaciuti, li ripropongo a voi. Voglio parlarvene e subito dopo, naturalmente, come voi sapete, regalarveli, perché tutto quello che passa da Arte per te, come voi ben sapete, poi arriva direttamente a casa vostra. E allora, ho ricevuto questi manuelini che la Edibrico mi ha gentilmente omaggiato e di cui mi ha anche fatto scegliere i titoli, quindi sono sicura del contenuto di cui vi sto andando a parlare, perché l'ho scelto io personalmente e di conseguenza ho fatto una cernita che andasse a puntare su dei manualetti che contenessero dei progetti carini e non per il singolo, ma si può dire per tutta la famiglia, tranne uno che è specificatamente maschile, ma ho voluto farlo apposta proprio perché i maschietti su Arte per te spesso sono penalizzati. E ora ve ne voglio parlare un po' dettagliatamente senza svelarvi comunque tutto il contenuto. Quello per cui sono rimasta molto molto incuriosita e che penso possa catturare finalmente l'attenzione di molti maschietti è questo: Usi intelligenti dei motori di recupero. È un manuale di fedatè e creatività, sottolineo e creatività, divertentissimo, perché all'interno di questo manuale, per chi ha qualche cognizione tecnica, diciamo così, ma anche per chi no e vuole cimentarsi, sono descritti degli usi alternativi dei vecchi motori che man mano si vanno rompendo nelle nostre case. Un largo uso è fatto del motore della lavatrice, che ho scoperto essere foriero di mille idee, di mille macchinari. Sembra un po' il manuale dell'inventore pazzo, insomma, dove da un cestello per la lavatrice vengono fuori cose assurde tipo una sega a nastro. Tutti farebbero una sega a nastro col motore della lavatrice. Oppure, che ne so, una levigatrice frontale. La cosa che mi piace moltissimo, infatti, di questo manuale è che gli strumenti che si possono creare sono strumenti che possono servire ai lavori artigianali, quindi è un creare per la creatività. E allora ve lo consiglio e questo libro ve lo metto in palio. Adesso poi però del sorteggio ne parleremo in un secondo tempo, però sappiate che finalmente c'è un libro che io destinerei esclusivamente agli uomini. Evviva! Ed è molto molto carino. Insomma, scoprite voi tutto quello che si può fare con i motori da recupero e da oggi avrete una guida che vi potrà aiutare nel loro riutilizzo. Altro libretto molto 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 carino è un libretto per il riciclo degli oggetti. Oggetti belli riciclando. All'interno di questa pubblicazione ho trovato tantissime idee carine. Guardate che bellina questa vetrinetta porta bottiglia, questa vetrinetta bar, diciamo così. Oppure, che ne so, cornici, mensole fatte bene. Guardate che bello questo progetto con dei portapasta tutti fatti con le latte. Insomma, potrete sbizzarrirvi a dare una mano di fresco e di nuovo riciclando oggetti di derivazione diversa e ponendoli al centro dell'arredo e del design della vostra casa. Ho riscontrato qua dentro delle ideuzze che ho visto in trasmissioni televisive molto molto note, quindi prendete spunto da questi per far volare la vostra fantasia. Vi faccio vedere anche che carina questa poltrona fatta con la bobina per i cavi elettrici. Sto scegliendo tutti quanti libretti all'interno dei quali ci sia del lavoro per mamma, papà e bimbo. All'interno di questi, forse in quello del motore di recupero un po' meno per bimbo, ma all'interno di questi opuscoli, all'interno di queste pubblicazioni che adesso vi andrò a proporre, ci sono dei progetti che sono validi sia per i bambini, sia per i papà che per le mamme, che accontentino un po' tutti. Il terzo di cui vi voglio parlare è Decori di Natale.
un manualetto appunto all'interno del quale sono suggeriti diversi tipi di decori di Natale. La cosa bella è che qui i papà possono essere impegnati con la sega per segare le sagome, mentre i bimbi per le decorazioni più piccole e le mamme per le decorazioni creative. È un libro che potrebbe accomunare in un gesto creativo tutta la famiglia proprio nel periodo natalizio. Ve lo consiglio perché i progetti raccolti all'interno di questo opuscolo, come potete vedere già dalla copertina carinissima, ma se non spara troppo il faretto, eccola qua, sono dei progetti veramente validi e carini che fanno subito calare nell'atmosfera natalizia. Io per esempio amo questo, penso che su Arte per te lo faremo molto molto presto, ma no, non anticipiamo gli argomenti. Altro manuale che mi piace tantissimo e che è veramente veramente valido è Decorare mobili e oggetti, dove sono dati degli spunti di decorazione per rivisitare dei mobili e degli oggetti che sono caduti un po' in desuetudine, che sono diventati un po' stanti, vecchiotti, e invece così rimodernarli e dargli nuovo vigore. Guardate, una sedia completamente rimessa a nuovo col decoupage, insomma tutto questo tipo di progetti, una cassetta di legno che diventa invece un bellissimo contenitore per la stanza di una ragazzina o per un nostro salottino country, spunti per come decorare il legno in maniera facile e dare degli effetti molto belli. Insomma, è un manuale all'interno del quale tra l'altro sono raccolti una serie di suggerimenti di materiali che possono servirvi per il restauro e il recupero dei mobili, quindi è anche una sorta di agenda all'interno della quale sono custoditi dei preziosissimi consigli, indipendentemente dal fatto che si vogliano realizzare o meno i progetti in esso contenuti. Altro libricino molto carino è Donna Creativa. In Donna Creativa sono racchiusi dei progetti di bricolage e fai da te per la casa. Ed è una raccolta dichiaratamente femminile, come appunto esplica il titolo stesso, perché sono tutte quante cose un pochettino più vezzosine, come potete vedere dalla copertina col quadro con le piume, oppure sul retro vedete dei quadri dipinti col vetro, dei vassoi per la cucina, cioè delle cose a cui le donne dedicano più attenzione, la cura della casa nei particolari di design, come fare delle candele a gel. Questo libretto racchiude diversi progetti molto molto femminili, i rampicanti a cui si dà forma di cuore, insomma dei progetti graziosi ma appunto tipicamente delicati e femminili, quindi questo è un pochettino di nicchia, di settore, solo per donna. Mentre Regali fai da te, l'ultimo libretto di cui vi voglio parlare, è uno spunto carinissimo per dei regali. Come sapete io adoro che i regali siano dei regali homemade, che siano dei regali fatti in casa. Lotto da una vita per far sì che la dignità del regalo fatto in casa riprenda il sopravvento piuttosto che il regalo acquistato magari di malvoglia in un qualsiasi negozio. Non che non vadano bene, ma volete mettere il piacere di creare un qualcosa con le proprie mani. E allora qui un sacco di spunti carini, divertenti e per tutta la famiglia, perché ci sono spunti un pochettino più difficili da realizzare, come per esempio questo dondolo per bambini che vedo facilmente realizzabile da un papà, oppure che ne so, della bigiotteria o dei gioielli o dei soprammobili in pietre dure più facilmente realizzabili dalle mamme, o addirittura anche delle cosine più infantili, come per esempio delle card o la fabbricazione di alcune scatoline, quindi come vi dicevo dei compendi artistici e creativi per tutta la famiglia. Il bello di queste pubblicazioni è proprio il fatto di essere un concentrato di raccolte, un concentrato di idee non per il singolo ma per la famiglia. Mi piacciono moltissimo i manualini e Librico, devo dire che sono un po' come le ciliegie, uno tira l'altro, perché magari in un libro non c'è solo non c'è tutto quello che ti interessa, ma quello che interessa è diviso in più rubriche di queste collane, e così mano a mano vado raccogliendone sempre di più. In questo periodo ho difficoltà a trovarle nei negozi, se riesco vi metto nel box informazioni i punti vendita dove li vendono, ma sicuramente potreste acquistarli presso nel loro sito, di cui vi allego il link naturalmente nel box informazioni. Ringrazio Lady Brico per avermi omaggiata di questi testi, io me ne sto regalando uno in più rispetto a quelli che mi hanno inviato loro, perché ne avevo di miei intonsi mai utilizzati, e così è inutile farli depositare con la polvere sugli scaffali della mia biblioteca, li metto a disposizione di voi tutti. 5 di voi saranno i fortunati vincitori di 5 di questi librettini. Basterà lasciare un commento qua sotto, mi raccomando, se il video vi piace un bel pollice in su, condividetelo come
dei pazzi questo video, perché così Arte per Te cresce e voi rimanete in contatto con Arte per Te. E le regole per partecipare al giveaway sono sempre le stesse: iscrizione al canale, iscrizione alla pagina Facebook e lasciate un commento qua sotto. La chiusura del giveaway sarà annunciata da un fumettino qui e naturalmente troverete tutte le regole nel box informazione. Leggete le regole del concorso. Io vi aspetto sempre sulla pagina Facebook, ringrazio tutti i nuovi iscritti, siete tantissimi e quindi sono contenta di potervi omaggiare ogni tanto con un pensierino per ricambiare in qualche maniera la vostra gentilezza e spero che a casa vostra arrivino presto questi simpatici manualetti. Io vi rimando al prossimo video e vi saluto da Ombretta e da Arte per Te, è tutto! Eccoci giunti al sorteggio delle matite Spru. Ho già sistemato il video, nel senso che ho tolto i commenti fuori tempo massimo, ho eliminato il mio commento dove dicevo di smettere di commentare così che io stessa non vada in sorteggio. Adesso seleziono l'URL e lo incollo sulla pagina di Suadeo, quindi copio, Suadeo è il mezzo che ci consentirà di sorteggiare, incollo, seleziono il numero dei vincitori, che in questo caso sono due, e incrociate le dita perché vediamo subito chi ha vinto. Vediamo un po', i vincitori sono Luis e Il Mondo dell'Arte. Quindi Luis e Il Mondo dell'Arte hanno vinto le Spru. Fatemi sapere il vostro indirizzo e sarò lieta di mandarvele. Per tutti gli altri niente tristezza, perché tanto potrete partecipare al bellissimo sorteggio dei 5 libri ed ibrico che ho messo poc'anzi appunto a vostra disposizione. Quindi incrocio le dita per voi, in bocca al lupo a tutti e complimenti ai vincitori delle Spru.